Un momento ulteriore col quale vorrei dialogare con voi è quello che riguarda i sentimenti di Gesù, le paure che ha avuto Gesù. E mi servirei della parabola più famosa di Gesù, che è quella del seminatore. Questa parabola racconta che un seminatore è uscito a seminare, una parte della semente viene persa. È molto strano perché, o meglio, non è strano, è interessante osservare come è fatto. Il racconto di questa parabola comincia da ogni tipo di terreno e va fino alla fine. Si semina dove c'è il terreno duro, gli uccelli lo mangiano. Si semina dove ci sono le pietre, cresce per un po', poi il sole lo brucia. Si semina tra le spine, sperando che siano spine secche, invece risorgono anche le spine e soffrono con il grano, e anche questa parte va persa. L'ascoltatore di Gesù fa l'esperienza, allora il seminatore semina, una parte è persa, un'altra parte è persa, un'altra parte è persa, e si sta già chiedendo: ma allora vale la pena di seminare? Non è meglio fare un po' di pane col frumento che si ha invece di buttarlo via così, sui sentieri, sulle pietre, tra i rovi? Ma la parabola di Gesù a un certo punto ha un'impennata. Delle parti di semente caddero sulla terra buona dove produssero il 30, il 60, il 100 per uno. Produssero moltissimo. Ci sono nei commentatori delle dotte disquisizioni quanto frumento si poteva produrre nell'antichità, non lo sappiamo. Noi sappiamo bene con una manciata di grano quanto si può produrre oggi, cosa può produrre un chicco. Comunque è chiaro, al di là dei dettagli, che questi numeri 30, 60, 100 sono grandi numeri e spiegano che si può seminare anche se si perde tanto. Per chi l'ha detta Gesù questa parabola? Beh, l'ha detta per noi. Noi cerchiamo di vivere l'evangelizzazione. Le sconfitte sono davvero tante, oggi non più di ieri, oggi come ieri, oggi come domani. La seminazione che viene fatta del Vangelo è destinata per definizione ad avere due cose: una sconvolgente, tristissima perdita insieme a un grandissimo risultato. Ma io sono convinto, carissimi amici, che questa parabola Gesù l'ha inventata per se stesso. Quando ha cominciato a vedere che il suo messaggio trovava zone di entusiasmo, ma trovava delle opposizioni terribili, tanto che già in Galilea si chiedevano come eliminarlo i farisei e gli erodiani. Dunque, penso che questa parabola ci dia l'accesso al cuore di Gesù, che ha continuato il suo lavoro di evangelizzazione senza paura, non si è lasciato scoraggiare dall'insuccesso. Per questo ho usato questa specie di titoletto, I sentimenti e le paure di Gesù, la parabola del seminatore. Possiamo così passare a un sesto punto, prendendo un altro episodio, che conoscete molto bene, l'episodio della trasfigurazione a cui va legata la discesa dal monte. Quando ormai siamo oltre la metà del ministero di Gesù, Gesù sale sul monte, porta con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e viene trasfigurato davanti a loro. Le sue vesti diventano tali come nessun lavandaio avrebbe potuto renderle sulla terra. Le sue vesti appaiono come divine. E adesso i tre fanno l'esperienza di quello che Gesù aveva fatto al battesimo. Al battesimo Gesù, secondo Marco il solo Gesù, si era sentito dire: tu sei il mio figlio amato, in te mi compiaccio. I tre sul monte si sentono dire: questi è il mio figlio amato, ascoltatelo. Un appello molto forte ad ascoltarli, che sconvolge questi tre uomini. Abbiamo qui uno dei vertici molto grandi. Simone, Giacomo e Giovanni possono vedere il figlio,
hanno già riconosciuto che Gesù è il Cristo qualche giorno prima, attraverso la figura di Pietro, ma adesso è la voce stessa del Padre che invita a osservare: questi è il mio figlio amato, e aggiunge l'imperativo: ascoltatelo. Simone, Giacomo e Giovanni credono di stare ascoltando Gesù, di stare ascoltare Gesù, lo stanno seguendo, ma questo imperativo così forte, ascoltatelo, dice che c'è da andare più in profondità. E infatti alla discesa dal monte c'è un dialogo molto importante, forse conviene che leggiamo qualche parola per richiamarlo meglio alla memoria. Mentre scendono dal monte, finita la trasfigurazione, sentiamo queste parole: mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Gesù fa una strana affermazione, dà un divieto a tempus: non devono parlare a nessuno di lui, del figlio dell'uomo, fino a che il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti. E qui allora cominciano i problemi. Ecco perché il Padre si è preso la briga nella trasfigurazione di dire ai tre: ascoltatelo, perché non è facile ascoltare quello che dice Gesù. E quindi chiaramente i discepoli avanzano subito una domanda, lo interrogarono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose: Elia è venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto. I discepoli hanno visto tanto, percepiscono tanto, ma sono anche molto incerti. Il loro cammino deve continuare. Non sono dei discepoli compiuti, forse sono come noi, sono dei discepoli affettuosi, affezionati, volonterosi. Che siano dei discepoli compiuti, che abbiano capito fino in fondo la realtà di Gesù e siano capaci di esprimerlo, non siamo così sicuri. Tant'è che Gesù è sempre impegnato a dire: non parlate di questo, aspettate che il figlio dell'uomo sia risorto dai morti. Ha paura di qualche cosa che sia incompleto, che ci si accontenti di un Vangelo che non è il Vangelo, perché non ha al suo cuore la cosa essenziale, la morte e risurrezione di Gesù. Ecco, con la trasfigurazione i discepoli fanno un'esperienza come Gesù ha fatto nel deserto, là dove gli angeli lo servivano. Anche se sono ancora pieni di confusione e di domande, c'è qualcosa però che li fa vedere loro il mistero profondo di Gesù e la sua valenza. Il Padre stesso è venuto a testimoniare. Le parole della Bibbia, così complesse per tanti versi, nei loro punti essenziali, stanno disponendosi attorno alla figura di Gesù. Elia deve venire prima, Elia dovrà subire la morte, e in questo modo Elia, che è Giovanni Battista, si aprirà la strada a Gesù. Si potrebbero dire ancora molte, molte cose di Gesù, del suo ministero, ma non possiamo in uno spazio così breve soffermarci veramente su tutto. Ci spostiamo perciò rapidamente nel Tempio, dove abbiamo l'apice del ministero di Gesù. Il ministero di Gesù comincia in Galilea, ma il punto più incandescente è nel Tempio. Perché chi è che ha costruito il Tempio? Il figlio di Davide, Salomone. Il figlio di Davide, di cui il profeta Natan aveva detto per conto di Dio: lui mi sarà figlio e io gli sarò padre. La presenza di Gesù nel Tempio, allora, dove abita il lembo della gloria di Dio, dove nel Santo dei Santi ci sono i ricordi dell'arca. Adesso l'arca è stata portata via dai babilonesi, ma ancora nella cella, in questo buio, si pensa e si ricorda la presenza di Dio.
E il Tempio è proprio questo. Il ministero di Gesù nel Tempio è importantissimo, anche se spesso dal lettore medio non viene percepito, perché quando Gesù è nel Tempio, e io posso porre una domanda, ma dov'è Dio? È nel Tempio, nel Santo dei Santi o è in Gesù? Dunque c'è una specie di tensione, per così dire, tra il Tempio e Gesù nel Tempio. E infatti, quando Gesù arriva nel Tempio, la prima cosa che fa, questo lo sanno proprio tutti, è la purificazione del Tempio. Caccia i venditori, questo piace molto a quelli a cui non è simpatica la Chiesa. Ah, il commercio sacro, i santuari, Lourdes, queste cose qui vengono dette di solito. Ma il racconto dice qualcosa di diverso. Gesù cacciò i venditori e i compratori, cioè cacciò i negozianti, ma anche i devoti che volevano comprare degli oggetti di culto. Quindi ci deve essere una ragione diversa. E Gesù si scatena anche contro coloro che attraverso il Tempio portavano carretti, bestiame, vasi, utensili. Il Tempio era molto grande. E allora cos'era invalso? Era invalso, per non fare un lungo giro con gli animali, i carri agricoli, per passare oltre il Tempio, passavano attraverso una parte del Tempio. Ma qual era questa parte del Tempio? Certamente non passavano dal Santo dei Santi, certamente non passavano nel cortile dei sacerdoti, certamente non passavano nel cortile degli israeliti. Passavano da dove? Nella parte immensa, prospiciente, che era il cortile dei pagani. Il Tempio aveva il Santo dei Santi, il Santo, il cortile dei sacerdoti, il cortile dei maschi di Israele, il cortile delle donne, ma aveva questo spazio molto grande, il cortile dei gentili. Non c'era una presenza di Dio che non comportasse un qualche rapporto anche con i popoli che non erano il popolo eletto. E che cosa avevano fatto? Avevano fatto proprio qui le installazioni. Ci volevano animali da offrire nei sacrifici, quindi lì si vendevano tori, agnelli, colombe, galline, pane, e lì c'erano anche i cambiavalute, perché nel tesoro del Tempio non si poteva buttare una moneta con l'immagine di una dea, di un dio, sarebbe stato contaminato il tesoro. Allora, per fare un'offerta pecuniaria era necessario cambiare in moneta di Tiro o in soldi tipici del Tempio, che venivano raccolti in questo modo. Dunque Gesù ha ribaltato i tavoli dei cambiavalute, non ha lasciato che passassero. Dunque voleva che il Tempio fosse usato per tutti i popoli. E vengono le sue parole. Insegnava: la mia casa sarà casa di preghiera per tutti i popoli, per tutte le genti. Voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E allora, se torniamo alla domanda che vi ho fatto un istante fa, dov'era quando Gesù era nel Tempio? Dio. Dio era nel Santo dei Santi o era in Gesù? È chiaro che Dio era nel Tempio, ma nel Tempio come lo voleva Gesù, in un Tempio che andava purificato, che andava ripensato secondo la profondità del messaggio di Gesù. E proprio nel Tempio noi abbiamo, alla culmine del suo ministero, un'altra dichiarazione molto importante. E ricorderete che nel Tempio vengono vari gruppi e fanno domande, finché al versetto, nel capitolo 12, al versetto 34, si arriva alla frase: nessuno osava più interrogarlo, no? Dopo che ha risposto bene allo scriba che lo ha interrogato sul comandamento più grande, dice l'Evangelista, e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. E il versetto 12:35 dice così: Gesù allora, prendendo la parola mentre insegnava nel Tempio, disse:
come mai gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide? Pone una domanda sul figlio di Davide, il costruttore del Tempio. Voi dovete ricordare bene, per capire la profondità di questo testo, cosa voleva fare Davide. Davide voleva fare un Tempio, una casa al Signore. Ma Natan gli disse: non tu farai una casa a me, io farò una casa a te, prenderò un tuo figlio nato dalle tue viscere e lo metterò sul tuo trono. E Gesù qui prende posizione, dice: gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide, ma scusate un po', e cita il Salmo 110, com'è possibile che il Messia sia figlio di Davide se Davide lo chiama Signore? Nel Salmo 110 di Davide, Davide dice: disse il Signore Dio al mio Signore, che è il Messia, siedi alla mia destra. Un testo importantissimo per Gesù, che serve a dire non che il Messia terreno non viene dalla famiglia di Davide, ma serve per dire che non è semplicemente figlio di Davide. Dice nella traduzione liturgica che abbiamo adesso, il testo di Marco: Davide stesso lo chiama Signore. Da dove dunque risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Dunque nel Tempio abbiamo un apice di rivelazione attraverso questa domanda. È il solito sistema anche di Marco che vi ho accennato prima, un sistema che Marco ha copiato da Gesù. Una domanda che non ha una risposta diretta, ma che ti guida a trovare la vera risposta che devi individuare tu. In che senso è figlio di Davide, se Davide lo chiama Signore? Perché nella mentalità ebraica certamente un antenato non poteva chiamare un suo discendente Signore.